Ciao, buongiorno e benvenuto nel nostro nuovo mini corso. Ti sarà capitato sicuramente di dover realizzare dei biscotti o di dover realizzare una crostata e averlo deciso all'ultimo minuto, quindi non avere a disposizione il cutter e il timbro che ovviamente avrai ordinato da noi su www.stampiperbiscotti.it. A quel punto che cosa puoi fare? Puoi imparare a trasferire un disegno dalla carta alla pasta frolla. Nel mio caso ti voglio insegnare diversi metodi a seconda delle tue necessità. Quindi, per prima cosa avremo bisogno ovviamente di un disegno, quindi puoi scegliere il disegno che preferisci o realizzarlo tu stesso e stamparlo su carta normale della misura che ti è necessaria. Secondariamente andiamo a prendere un foglio di carta da forno e lo andiamo ad appoggiare sopra il nostro disegno. Con una matita vai a ricalcare i tratti del disegno che ti servono. In questo modo. Così. Puoi anche decidere di non ricalcarlo tutto, se ci sono dei particolari che non vuoi riprodurre, puoi tranquillamente non ricalcarlo, ok? Oppure puoi aggiungerne. In questo modo. Io ad esempio in questo momento non vado ad aggiungere l'interno delle orecchie perché non mi interessa. Anche i capelli, volendo, potrei non ricalcarli perché tanto sono molto molto semplici. Ok, direi al naso. Perfetto, non vado a ricalcare né i nei né i denti, ok? Lo lascio così. A questo punto questo è quello che attualmente abbiamo ottenuto. Cosa dobbiamo fare? A questo punto ci prendiamo la nostra pasta frolla, appoggiamo la carta da forno sulla pasta frolla, in questo modo, e delicatamente ma con mano ferma, con la matita, andiamo nuovamente a ricalcare lungo tutto il nostro disegno, così. Ok. Ovviamente per fare questo lavoro la frolla deve essere un po' morbida, ok? Non può essere proprio fredda di frigo perché altrimenti il disegno non passerebbe. Ok. Così. Il mio consiglio è sempre quello di avere un ordine, no? Nel ripassare, quindi in questo caso io sto andando dall'alto verso il basso per evitare di dimenticarmi qualche pezzo. È fatto. Adesso andiamo ad alzare la carta da forno e il nostro disegno è rimasto impresso nella pasta frolla. Ovviamente è molto 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 sottile, quindi che cosa puoi fare? Con uno strumento un po' più appuntito puoi ripassarlo nuovamente
questo modo. Ok? Ora io... Ok? Riesci a vedere? Così. L'alternativa con un pennellino e del colorante in gel oppure con un pennello alimentare è andare a riprendere le linee direttamente con il pennarello, quindi ad esempio qua riprendiamo. Andiamo avanti su, così. Ok? E vai avanti su tutto il, ovviamente, il biscotto. Una volta che hai ripassato, che hai ottenuto il disegno, con un cutter ti vai a ritagliare i bordi in questo modo. Eliminiamo ovviamente la pasta frolla in eccesso, andiamo ad ammorbidirci un pochino i bordi perché magari si sono leggermente crepati, no? Ok, io ti dico la verità, con questa tecnica il pennarello non lo uso molto volentieri, ok? Io preferisco più andare con lo strumento appuntito, che può essere anche, se vuoi, uno stuzzicadenti, non è che deve essere per forza un pennellino in silicone, come in questo caso. Fai così e ti vai a ripassare in questo modo. Ok? Certo, è abbozzato. Lo dovrai poi andare a disegnare, a colorare e a cuocere, ma è sicuramente un ottimo metodo per passarti una linea di riferimento dalla carta alla pasta frolla. Non abbiamo passato noi con l'interno dell'orecchio, come vedi, ma è molto semplice, non l'ho passato perché sono quelle linee che è molto semplice riuscire comunque a ottenere senza anche il riferimento, ok? E questo è il primo metodo. Ci vediamo per il secondo metodo. Eccoci, quindi, secondo metodo. Partiamo sempre dal disegno stampato, ovviamente. Esattamente come abbiamo fatto prima, andiamo a ricalcare sulla carta da forno il nostro disegno. Dopodiché, cosa facciamo? Leviamo il foglio, ribaltiamo al contrario il disegno che abbiamo ricalcato sulla carta da forno e prendiamo o dell'acetato oppure della pellicola anche da cucina. Utilizziamo un pennarello alimentare e con il pennarello alimentare andiamo nuovamente a ricalcare tutti i contorni che vogliamo che rimangano sulla nostra frolla. Mi raccomando, dobbiamo stare attentissimi a non muovere
l'acetato mentre facciamo questo lavoro, perché se no ovviamente il disegno poi rimane deformato. Se da qualche parte ci sembra che si sia già asciugato, lo ripassiamo un attimo. Ok? Così. Perfetto. Ripassiamo ancora un attimino il nasino e gli occhietti. Perfetto. A questo punto chiudiamo il pennarello. Ci prendiamo subito la pasta frolla, eccola qua. Questo è il nostro disegno, lo ribaltiamo, appoggiamo l'acetato sulla pasta frolla e con il mattarello andiamo a passarlo molto dolcemente, ok? Fatto questo, alziamo l'acetato ed il disegno, che ora probabilmente tu vedi poco perché c'è il riflesso, ma te lo alzo se riesco, ok, è rimasto leggermente impresso sulla pasta frolla. Perché leggermente? Perché ovviamente non abbiamo calcato, no? Il pennarello sull'acetato è molto leggero e questo è molto positivo perché se vogliamo colorarlo non abbiamo poi delle linee scure eccessive, ok? Se invece ti piace più marcato, come abbiamo fatto prima, non facciamo altro che molto delicatamente andarlo a ripassare in questo modo. Ricordati sempre che la frolla è cruda, quindi non possiamo andare a calcare più di tanto, no? Perché sennò andiamo poi a deformare, ma tanto col pennarello non è necessario assolutamente calcare troppo la mano. Quindi così ripassiamo il disegno. Ok? Esattamente come prima, siamo a questo punto pronti poi per decidere di colorarlo a crudo, di metterlo in forno e colorarlo successivamente, oppure anche andarlo a decorare con ghiaccia reale, perché spesso il problema della ghiaccia reale, se non si ha una capacità, diciamo, di disegno un pochino più spiccata, magari certi disegni risultano un pochino più complicati, no? Da realizzare. Invece, in questo modo, noi ci siamo creati un punto di riferimento per poter anche decorare appunto con ghiaccia reale. Così, se vogliamo, a questo punto possiamo anche aggiungere i due dentini, anche se non li avevamo messi, ma li possiamo aggiungere tranquillamente noi, ok? E continuiamo lungo la linea così. Ok, ci manca solo l'altro occhio, che a questo punto lo facciamo.
Eccolo qua. E abbiamo passato il disegno anche in questo modo. Come abbiamo fatto prima, ovviamente andiamo poi a tagliare i bordi. Del biscotto in questo modo, andiamo ad eliminare, eccolo qua, la pasta frolla in eccesso e andiamo a mettere il nostro biscotto in frigorifero per almeno mezz'ora, 40 minuti. Dopodiché nel frattempo accendiamo il forno a 160-165 gradi e passiamo direttamente, una volta che il forno è caldo, il nostro biscotto dal frigorifero al forno. Una volta cotto, ripeto, potremmo andarlo poi a colorare come o a decorare come meglio crediamo. Ci vediamo per il terzo e ultimo metodo. Eccomi, quest'ultimo metodo per trasferire il disegno dalla carta alla frolla è un metodo che trasferisce il disegno su frolla cotta, ok? La frolla deve essere già cotta. Che cosa dobbiamo fare? Come sempre partiamo esattamente come prima dal disegno, esattamente come prima andiamo a passare i bordi del, in questo caso, di Frankenstein sulla carta da forno. Dopodiché giro la carta da forno al contrario e con una matita edibile, mi raccomando, ripasso nuovamente i bordi così. Così e così. Li ripasso di nuovo tutti, eh? Perfetto. Così. Vabbè, abbiamo anche i capelli. Ok. A questo punto mi prendo il biscotto già cotto che io mi sono ritagliata, ovviamente. Questo è il disegno, lo ribalto, appoggio il disegno sulla pasta frolla e con la matita vado a fare questo lavoro. Ovviamente, come prima, dobbiamo stare attentissimi a non spostare la carta da forno, perché altrimenti il disegno, se no, ci viene tutto sballato, eh? E facciamo così. Andiamo praticamente a ripassare lungo tutte le linee che abbiamo tracciato. Dobbiamo calcare un po', ovviamente, però stiamo attenti perché il biscotto si può ovviamente rompere, ok? Siccome andiamo a trasferire il disegno direttamente sulla frolla, bisogna che la matita sia una matita ad uso alimentare, ok? Altrimenti non lo potete fare. Quindi
così. E così. A questo punto andiamo ad alzare e abbiamo ottenuto il disegno sulla pasta frolla cotta. Questo è sicuramente un metodo che a me piace molto, insieme al primo metodo che abbiamo visto, quello del ricalco. Sono i due metodi che io utilizzo maggiormente. L'unico vincolo di quest'ultimo metodo è, mi ripeto, l'utilizzo di una matita alimentare. Ok, non potete andare in cartoleria a comprare una matita qualsiasi. Ormai online se ne trovano diverse e sono secondo me l'ideale per creare questa tecnica. A questo punto il biscotto in realtà è già cotto, quindi non dobbiamo fare altro che colorarlo o decorarlo con ghiaccia reale come meglio preferiamo. Io ti ringrazio per essere stato con me in questo corso. Ti ricordo che qualora tu fossi interessato è disponibile il mini corso di decorazione, di colorazione di Frankenstein. Ti lascio il link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo biscotto.